In Modena City Ramblers, quella S finale, giusto? Sì. Modena City Ramblers. Sono loro che ci hanno gentilmente concesso la canzone per il nostro spot. Sono straordinari, molto ospitali, tranne il fatto che ancora non mi hanno dato una birra, ma questo poi, vabbè, poi dopo va. Vabbè, gentilmente, adesso poi... L'ospitalità ha un suo limite. Adesso arriverà. Quei 100.000 euro di cachet che vi abbiamo chiesto... Vabbè, poi vediamo, tanto poi arriva il catering, io poi faccio finta di niente, mi metto lì, dico che sono il... Ce l'avete quello che suona lo scaccia pensieri? Ci vorrebbe, perché i pensieri per il nostro mestiere sono tanti, ma tanti, ma tanti, ma tanti. Quindi bisognerebbe scacciarli. Esatto. Allora io vi faccio subito una domanda. Chi è che ha scritto Camminare? Massimo. Massimo. Ah sì, non me lo ricordavo. Ah sì, vedi, allora Massimo, ci racconti com'è nata Camminare? Come ti è venuto in mente? Ah. Tu sei un camminatore innanzitutto? Non me lo ricordo, probabilmente ero seduto da qualche parte. Era in furgone. Ero seduto da qualche parte, non so se su un mezzo che mi trasportava o ero proprio statico. Comunque non stavo camminando, perché si pensa sempre al camminare in maniera teorica. E quindi dalla teoria alla pratica, la mia pratica è stata quella probabilmente di scrivere la canzone invece che mettermi a camminare fisicamente, cosa che faccio peraltro poco nella mia vita, in quanto il musicista non fa altro che trascorrere la sua giornata suonando, ed è difficile, se non è un bersagliere, a suonare e camminare o correre assieme. Per il resto della giornata rincorre il luogo dove andrà poi a esibirsi e lo fa con mezzi più moderni, quindi forse in qualche maniera Freud potrebbe interpretare la canzone come un gesto rivoluzionario, una speranza credo poco poi praticabile di riprendersi la propria vita, le redini della propria vita, e finalmente iniziare davvero a percorrere la strada con le proprie gambe, cosa che corrisponde, credo, oramai l'ho dimenticato, Leo, non so se tu mi puoi confermare, corrisponde al camminare, cioè camminare è percorrere la propria strada con le proprie gambe. Cazzo, siamo già arrivati a Freud, la prima domanda strepitosa. Che birra è, scusa? Voglio dire. Walking allora, beer. Walking beer. Allora, voi siete in tournée, giusto? Sì. Siete in tournée, sarete in tournée fino a quando? Tutta l'estate? Sì. Tutta l'estate, sì, fino ai primi giorni di autunno probabilmente, perché fino a settembre saremo in tour. Tecnicamente è già autunno, però quindi fino a autunno, diciamo, voi non camminate, perché l'ha appena spiegato lui. Ma di solito cammini tu, per esempio, Franco? In città cammini? In città sì, abbastanza. Città, parli di Modena. Mi piace poco camminare in montagna, in salita, però in città sì, cammini. Perché si fa fatica. Ma perché si fa fatica. Si fa fatica. La terra le bassa e... lo so. lo so, però d'altra parte... Il mondo, come no, si dice, è fatto a scale, bisogna, una volta si va su, una volta si va giù, come si dice. Io, nessuno di voi cammina, tu cammini? Pochissimo, però capita. Passeggi, sì, sei molto riflessivo. Gli dai defino, come si dice a Roma. Ma si rifletto sul non far troppa fatica, anche perché a ogni salita. Perché i musicisti non gli vale fare un... Diciamo la verità, questa è la base, è quella lì. Poi scopre che in effetti capita momenti in cui, insomma, ti pare quasi di lavorare. C'è un musicista. però l'idea iniziale è quella, ma chissà che magari riesco anche a suonare e vedo di lavorare meno. Ah, vedi? Un poco. Però insomma camminare non è un lavorare. No, è certo. Cosa diversa. Francesco, lui però, lui Francesco per... secondo me piace camminare. Francesco? Mi piace molto camminare, mi piace per vari motivi. A, perché non spende. Non si spende. Non si spende. Benzina. Non si consuma le scarpe. Non si consuma le scarpe. No, mi piace molto camminare da sempre. Da quando da tempo in me. Cioè, quando sono nato? Prima quattro. No, quattro. Io cammino da quando ho iniziato a camminare. No, camminare mi piace molto, è volontà. Anche prima ho fatto prima un giro per il lago, è bello, 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 molto cammina, bello. Cammina per il lago, non vorrei che poi chi ci vede sulle acque pensasse che camminasse anche sulle acque, ma ancora non c'è riuscito. Ho dei modelli molto alti, ma non sono ancora arrivato a quello lì, di Nazareth. Quello di Nazareth, esatto. Invece io il contrario di Franco, che se non si direbbe dal mio perfetto fisico. Adoro molto camminare. Adoro molto camminare in montagna e non in città. E dove vai? All'Appennino, quello lì che c'è? Val d'Aosta. Ah, in Val d'Aosta. Ci vai a piedi? Nell'Appennino, se mi capita. Ci vai a piedi in Val d'Aosta? Sì, certo.
Beh, la cosa bella è che lui, no, effettivamente è un camminatore, va addosso, la cosa comoda è che ritorno rotola e... No, però, no, però no, io cammino molto, sono stato anche oltre, però ci deve essere una meta, quindi un rifugio con la polenta. Sì, una malga, arrivi alla aspetta, malga, scusa, e fai la... Riprendi il bacino che do in diretta per la cattiveria che ho detto. Amore. Ad ogni modo, per dare una parvenza di serietà a tutto ciò che ci è capitato, che ti è capitato, ahimè, in questa serata, cambiate gruppo. No, l'idea della canzone in sé, al di là della come dire, del fatto metaforico del camminare come un percorso che ognuno deve essere capace di prendere nella propria vita, c'è anche l'idea che è giocata nel testo, in una frase in dialetto che diciamo tourner mindre, ovvero del non stare troppo a rimuginare sul passato, su ciò che si è combinato, ma guardare al futuro. Ecco, la pratica del camminare a piedi, forse in questo senso, è la cosa più bella che si possa fare per guardare al proprio futuro, perché è facile andare in avanti con un motore sotto il culo, perché non si fa fatica e quindi si può sempre tornare indietro. Invece quando lo si fa con le proprie gambe, quindi con le proprie forze, forse la strada percorsa, e che sia poca o molta, è un qualcosa che comunque ha un suo valore, perché ha implicato comunque da un lato un impegno e un certo tipo di fatica, e dall'altro anche comunque quella cosa che oggigiorno si dà sempre per scontato, che è l'arbitrio, il personale arbitrio. Non sembra, ma noi comunque godiamo ancora di questa grande possibilità, cioè di scegliere, almeno al di là della teoria, anche credo comunque, insomma, almeno molte volte nella pratica, cosa fare. Quindi il decidere la strada da percorrere con le proprie gambe è sempre qualcosa di importante, perché si è responsabile solo per se stessi, e comunque implica fatica anche poi dover cambiare strada o tornare sui propri passi, sempre in chiave di metafora. Siamo passati da Freud a Sartre, quest'uomo è incredibile, è una fucina di cose. Invece lui, che si è arrabbiato quando ho detto che i musicisti non hanno voglia di fare nulla, quello con gli occhiali da sole, quello con gli occhiali da sole, invece tu cammini? Io cammino quando sono costretto. Quando tipo mi ritirano la patente, qua, allora sono costretto per vari mesi a camminare, e gioco forza, lo faccio. Bene. Senza tirarmi indietro e senza andare a noleggiare. Tourner Mandré? Sì, sì. Come dite voi? Le biciclette elettriche, le cose posso lì, fare a borro. Come no? Sono un bradipo. Lei è un bradipo? Quindi io sì, sono lento. Un batterista bradipo. Ah, ok. Come di camminare proprio. Niente. No, però, no, cammino, ma piano. 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 Come un bradipo. Perché chi va piano? Passano e valutano. Ma sai che i bradipi fanno la cacca una volta alla settimana? Ma lei le ha visto mai un bradipo da vicino? Io l'ho visto. No, da vicino no, l'ho visto, so come è fatto. Beh, lei. Quindi fai come, sai come fanno? Si attaccano alla pianta, scendono dalla pianta, stanno lì e detto una volta alla settimana. Un bradipo in Bolivia. Ci siamo conosciuti in un parco. Lui era sull'albero e io lo guardavo, lui si muoveva così e io gli ho fatto. È stata una bella lui ha detto come sei stato momenti, scatenato bei momenti. Bene, sì. Sono bei momenti, quindi camminare piano ma camminare. Questa la mettiamo proprio in prima fiscia. Lei ogni volta che dico la parolaccia lei fa no, dove deve andare? È appena arrivato il catering, avete sì, no quei sì. 20 secondi no di basta tempo. Basta anche meno. Allora guarda, noi finiamo meno. Così pronti? Via. Camminiamo verso finiamo, esatto. Adesso noi per arrivare, camminare per il gusto di pace. Ringraziamo i Modena City Ramblers per averci concesso gentilmente l'intervista e soprattutto per averci concesso la canzone per il nostro spot. Grazie. Tourner Mindre. Tourner Mindre. Tourner Mindre. 13 ottobre, liberi di camminare!